Presidente, cosa ha detto a Piantedosi oggi pomeriggio? Ho detto a Piantedosi che gli consegnerò lunedì un promemoria, un documento, un esposto dei cittadini della zona ferrovia che nel passato hanno fatto analogo esposto al ministro dell'epoca Lamorgese, ottenendo alcune risposte. Dopodiché Piantedosi, che segue la situazione di Foggia e che giustamente ha massima fiducia nel prefetto e nel questore, che so essere operosi ed attivi, sta agendo a 360 gradi per migliorare la vivibilità soprattutto delle zone, delle stazioni delle città, e quindi ha ascoltato la mia rapida comunicazione sulla necessità di approfondire queste tematiche. I cittadini e le cittadine mi hanno dato il documento, ma sappiamo che poi il documento non può che esprimere il disagio per la microcriminalità, i troppi clandestini, il degrado che queste zone, non solo a Foggia, ahimè, vivono, e quindi una maggiore vigilanza che ci deve essere e che deve garantire la vivibilità della città, cosa che speriamo anche con il nuovo sindaco Di Mauro riusciremo a garantire a una città che ha vissuto una fase, come dire, molto particolare. Io sono anche convinto di una cosa, che bisognerebbe evitare anche delle situazioni di degrado che poi alimentano fenomeni criminali. Parlo in maniera esplicita. Io visitai anni fa quel centro di Borgo Mezzanone che ancora purtroppo presenta situazioni intollerabili. Io mi auguro che 5 anni di governo possano determinare una ripresa di controllo del territorio. Servono soldi, le forze di polizia sono sotto organico, io anche nella legge di stabilità insisterò molto affinché Forza Italia sottolinei tra tutte le 1000 esigenze la necessità di finanziare di più. Purtroppo la parentesi grillina ha lasciato debiti e conti scassati. Archiviata la fase dell'ignoranza e dell'oscurantismo grillino, noi potremo risanare i conti dello Stato e finanziare di più la sicurezza. Però io di questo, di Foggia in particolare, voglio parlare insieme ai miei colleghi a Piantedosi, perché quello che si può fare si deve fare, e devo dire che le autorità locali sono apprezzabili ed hanno agito. Questo governo sta risanando Caivano, che era diventato un pezzo di non Italia, dove da 10 anni governa uno del PD, De Luca, che non si è manco preoccupato di fare un censimento nelle case popolari. Spero che anche Borgo Mezzanone e altre realtà vengano finalmente, come dire, ricondotte alla legalità, perché di centri di trattenimento dei clandestini c'è bisogno, ma non possono diventare dei luoghi dove il commercio, lo spaccio si svolgono in maniera irregolare, e servono alla sinistra a costruire carriere di improbabili eroi. Vede il caso di Soumahoro, che ha trovato il posto per sé in Parlamento alimentando polemiche su una situazione di cui lui non si è mai fatto carico per delle soluzioni. Il centrodestra, insomma, ha sulle spalle tutte le demagogie di tutte le sinistre. De Luca che ha ignorato Caivano, Soumahoro che usava i campi del degrado solo per fare le sue, come dire, scalate politiche, e i grillini che hanno dilapidato soldi in facili promesse sottraendoli alla sicurezza. Senatore, lei è molto bravo a fare le rime sul campionato di calcio. Volevamo fare una rima su Raffaele Di Mauro e sul centrodestra foggiano? Raffaele Di Mauro è forte come un centauro. E poi speriamo che a Foggia ci sia il sole e non la pioggia. 30, 30.